Il ceppo è un luogo sui monti della Laga nel comune di Rocca Santa Maria, famoso per il secolare Bosco Martese, per le splendide passeggiate ed escursioni, per la ricca storia che ha visto protagonisti briganti e partigiani, un luogo in cui è possibile ammirare splendidi fiumi e ruscelli, tra questi la nota cascata della Morricana. Tante le presenze registrate negli ultimi anni grazie al lavoro di alcuni imprenditori del posto che hanno rilanciato delle vecchie strutture, ma nonostante l'imponente flusso turistico non si è mai intervenuti per risolvere l'annoso problema della viabilità, che versa in condizioni assolutamente critiche a causa delle tante buche e non solo. Il ceppo è davvero difficile, la cosa che ci dicono in tanti, tutti quelli che salgono, sia dal versante Terramano, dal versante Ascolatici, posto bellissimo, servizi eccezionali, però purtroppo la viabilità è quella che è. C'è tante promesse, sperando che da queste promesse ci sia un seguito per quanto riguarda gli interventi concreti. Noi operatori turistici del luogo siamo sempre pazienti, come montanari siamo sempre disposti ad attendere, essere pazienti, però la pazienza sta arrivando davvero al limite. Abbiamo più volte richiesto, tramite l'ente comunale, più volte la provincia, di intervenire su questa strada che è tra le più tracciate, le più percorse della provincia teramana. Ad oggi, ripeto, solo promesse, sperando che queste promesse sia dato un seguito per quanto riguarda degli interventi concreti. Questo è un luogo storico, è un luogo dove si è combattuta la battaglia di Bosco Martese. Sì, ed è poi questo che magari l'afflusso turistico del luogo è dovuto anche al valore storico che ha questa località, non solo dalle bellezze naturali che sono immense per quanto riguarda il ceppo, ma anche per la sua valenza storica. Un appello, visto che ci sono i fondi del PNRR? I fondi PNRR, da quello che so, non ci sono schede presentate a quanto riguarda sia dall'ente provincia sia dall'ente regione per quanto riguarda la viabilità su queste zone. Speriamo che, so che l'ente provincia si sta muovendo per attingere dei fondi nazionali, dei fondi per quanto riguarda le costruzioni, speriamo che a breve si possano concretizzare e fare degli interventi su questa viabilità.